081 767 9308, oppure 333 425 6610. Sponsor della serata Renault e Dacia Autonautica Epomeo, Casper Animation, Cargomar, Hotel Salus. Francesco Malapena. Radio Amore. Spacca Napoli, rubrica settimanale di calcio per chi non vuole sentire solo di calcio. Curata e condotta da Massimiliano Gallo e Vincenzo Imperatore. Eccoci qui, buongiorno a tutti, secondo appuntamento con Massimiliano Gallo e Vincenzo Imperatore, buongiorno a tutti. Allora, oggi parleremo, il tema è vince chi spende di più nel calcio e chi spende di meno, quante probabilità ha, quanti anni devi aspettare prima di poter vincere. Abbiamo un ospite con noi che è Fabrizio Esposito del Fatto Quotidiano, ma io introdurrei questo argomento con una, ricordando una tabella. Ogni anno a inizio della stagione calcistica la Gazzetta dello Sport pubblica la tabella del monte ingaggi delle squadre di Serie A. E allora l'ingaggio, la Juventus ovviamente vince questa classifica. La Juventus paga ingaggi per 294 milioni di euro, 294. Al secondo posto c'è l'Inter con 139, cioè meno, cioè il 50% in meno. Il doppio dell'Inter non raggiunge il tetto ingaggi della Juventus. Al terzo posto la Roma con 125 milioni, e anche qui bisogna dire che secondo e terzo classificato sommate non raggiungono la cifra pagata alla Juventus. Al quarto posto il Milan, 115 milioni. Al quinto posto il Napoli, che paga 103 milioni con l'ingaggio più alto per Koulibaly. Quindi secondo, diciamo, le tabelle che erano di Mazzarri e anche un po' di Sarri, il Napoli dovrebbe arrivare quinto in questo campionato. Se a questo ci aggiungiamo pure che secondo uno studio fatto dal CIES, in Europa le squadre che hanno speso di più per allestire la rosa di quest'anno, c'è al primo posto la top 10 Manchester City 1014 milioni, PSG 913 milioni, Real Madrid 902, Manchester United 751, la Juventus è al quinto posto in Europa con 719 milioni, poi Barcellona, Liverpool, Chelsea, Atletico Madrid e Arsenal. Noi partecipiamo alla Champions League con 105 milioni di monte ingaggi. Tanto ci costa il monte ingaggi. E quindi mi sono chiesto, ci siamo chiesti, ma vinceranno tutti? No, ne vincerà una sola. Da 9 anni in Italia vince la squadra che spende sistematicamente di più, che è la Juventus. E tranne casi eccezionali, anche per la Coppa Italia abbiamo avuto sempre lo stesso trend. Il problema è, ma se noi come dire, assumiamo consapevolezza che questa è la nostra dimensione, un sistematico secondo posto che ci porta in Champions League, secondo, terzo, insomma dipende dagli anni, negli ultimi anni sempre questo tipo di piazzamento abbiamo avuto, è comunque un risultato gratificante o no? Se pensiamo che ci sono squadre, e ci arriviamo ad un'analisi fatta sempre dal CIES e riportata da Ziliani, secondo il suo stile sul Fatto Quotidiano, in Europa, tra le prime 10 squadre che negli ultimi 10 anni hanno speso di più, ci sono 3 Cenerentole, PSG, Manchester United e Juventus, che nonostante tutti questi soldi spesi... Manchester City. Tutti questi soldi spesi non hanno portato a casa nessun trofeo europeo. Sono l'Inter di Moratti di un tempo, diciamo. Sono l'Inter di Moratti di un tempo. Pre Mourinho. Quindi, mentre nel nostro paese chi spende di più vince, questa stessa squadra in Europa, tra le prime 10 che spende di più negli ultimi 10 anni, non porta a casa un trofeo. Quindi la dimensione, come dire, della vittoria deve essere valutata in termini relativi e non in termini assoluti, ed è giusta la tua provocazione. Se siamo la quinta squadra per secondo i calcoli, la tecnica Mazzarri, la teoria Mazzarri, noi dovremmo arrivare anche Sarriana, e anche Sarriana. Tra l'altro, prima di dare la parola all'ospite, vorrei ricordare anche un'altra cosa: che ieri c'è stata sulla stampa l'intervista a Ross Brawn, che era l'ex grande capo della Ferrari, che adesso diciamo
cura l'organizzazione è il boss della Formula 1 e stanno studiando una formula alternativa, e lui ha usato la parola, il termine Leicester, la parola Leicester, ha detto perché non è possibile che in Formula 1 sui podi da 9 anni vanno sempre le stesse macchine, sempre gli stessi piloti, e le persone cioè non riescono più a vendere il prodotto, i telespettatori si sono scocciati. Il Leicester, che ricordiamo, Leicester ormai è un paradigma mondiale. Esatto, ha vinto la Premier League 2 anni fa. E l'allenatore adesso, Ranieri, è nuovo allenatore della Sampdoria. È il nuovo allenatore della Sampdoria ed è un, come dire, in termini di calcolo delle probabilità, uno di quegli episodi che capita ogni 50 anni. Vuoi riuscire a mantenere la sedia in equilibrio su due piedi. Cagliari 70 per esatto. Una... Allora, è con noi Fabrizio D'Esposito, responsabile politico del Fatto Quotidiano e nonché cofondatore del Napolista, diciamo. E nonché tifosissimo del Napoli. Tifosissimo del Napoli, certo. Fabrizio, come stai? Bene, voi come state? Vi ho sentito mentre ero in attesa, quindi immagino il tenore magari della conversazione conoscendo te. Sì, la domanda è diretta. Ciao Fabrizio, sono Vincenzo Imperatore. Ciao. Nel calcio vince davvero chi spende di più? No, io allora ti ho sentito proprio nell'ultima parte del tuo intervento. Hai citato i casi PSG, Manchester e un altro che a livello europeo hanno Juventus. Speso tantissimo e non hanno portato a casa trofei europei. Io dividerei la metà del campo in due, cioè differenzierei, cioè, il lato domestico dal lato internazionale, perché a livello domestico mi pare di capire che comunque ormai è un trend, sarà anche forse frutto dell'eccessiva commercializzazione, chiamiamola così, del mondo del calcio, nella maggior parte dei campionati europei vince quasi sempre la stessa squadra, cioè tu hai una diarchia in Spagna, in Germania è quasi sempre il Bayern, in Francia il PSG e, come purtroppo la storia ci insegna negli ultimi 10 anni, la Juventus. Capitolo a parte la Premier. Forse il punto vero è che c'è la mancanza della favola, cioè tu prima hai citato il Leicester, non a caso hai citato il Cagliari e il Verona. Cioè da noi è vero che vince sempre la Juventus, però questo dominio è messo ancora più in risalto dal fatto che benché la Premier sia il campionato comunque più ricco, che distribuisce gli utili televisivi fino all'ultima squadra, anche le processa che sono magari paragonabili a chi da noi arriva al terzo o quarto posto facendo la Champions, da noi manca la dimensione della favola, manca il discorso di un'alternativa, chiamiamola romantica. Non è che io impazzisca per l'alternativa romantica della favola, mi sta bene anche che chi ha più soldi vinca. Ricordiamo tutti le polemiche tra Benitez e Conte, poi Allegri e Sarri, ora Sarri sta al potere con la Juventus e così via. E a quanti, per esempio, magari, io vivo a Roma, quindi dalla mattina alla sera sono di nuovo immerso in un bagno di apologia del sarrismo, anche da parte di tifosi interisti che dicono la Juventus ha giocato bene, però faccio presente che domenica la Juventus ha vinto davanti con un tridente che metteva insieme Cristiano Ronaldo, Dybala e Higuain, che a livello economico non so quanto possa costare, cioè in termini di centinaia di milioni di euro fra ingaggio e costo. Quindi io in teoria direi di sì, oggi più che mai vince chi ha più soldi, perché anche l'alternativa della favola, l'alternativa dell'Ester, l'alternativa del Cagliari, del Verona, già la Sampdoria fu un discorso diverso perché c'era Garrone e così via, fa venire meno quello che magari può essere il potenziale umano in ogni rispettiva squadra. Il Napoli ci è andato vicinissimo il terzo anno di Sarri, quando fecero il patto per lo scudetto, il famoso patto per lo scudetto che non ha retto fino all'ultimo. Però ecco, da questo punto di vista il capitalismo, ecco, volendo usare una metafora politica, il capitalismo rende più scontato l'esito dei campionati. Ma secondo te allora io innanzitutto vorrei ricordare quanto hai detto di Higuain, Dybala e Ronaldo. Allora, diciamo che nella classifica degli ingaggi quest'anno Ronaldo è primo, Higuain è terzo e Dybala è quinto. Sì.
quindi diciamo sono tra ne hanno tre tra i primi cinque, più hanno anche di Ligt, diciamo l'unico dell'Inter è Lukaku. Allora la domanda è, poi c'è Ramsey, Rabiot, Pjanic, Douglas Costa, Mandzukic, Khedira, bisogna arrivare al 12° posto per trovare un altro non Juventus che è Donnarumma. Quindi, ma allora tu dici, a me però mi sta anche bene che chi spende più soldi vinca. Però insomma, come si, cioè, la Formula 1 si sta ponendo questo problema di un prodotto che poi non è più appetibile. Quando tu perdi interesse. Sei davanti a una competizione e già sai chi vincerà, si perde anche un po' interesse. Sì, ma questo purtroppo io abbiamo l'illustre imperatore che forse ce lo può spiegare, visto il suo osservatorio, di acuto osservatore di questi fatti economici e finanziari mischiati col calcio. Io penso che forse l'alternativa è dire magari una cosa da medioevo, non lo so, però è svuotare il potere delle televisioni sul calcio, perché io penso che da un lato c'è la questione dei procuratori che ormai è evidente, tu fai il contratto con un giocatore, non è più come 20 anni fa, è il procuratore che decide il prezzo, che decide quando si deve prendere di stecca, se così possiamo dire, di percentuale, e dove deve andare il giocatore. Però dall'altro lato hai questo potere ormai immenso delle televisioni che ti scandisce il calendario delle partite, addirittura la Juventus che deve giocare fermo un certo orario perché si deve vedere in Cina. Ed è quello che forse alimenta questo mercato, perché fra diritti televisivi e tutto il resto si possono ammortizzare, o forse si può provare a ammortizzare, poi c'è il cosiddetto merchandising, i costi di questa nuova concezione del calcio. Io prima ho citato la Premier è quella che distribuisce più utili di tutti, quindi non lo so, io penso che la Formula 1 faccia bene a porsi questo problema, però la Formula 1 è diversa dal calcio, nel senso che magari il calcio deve provvedere, magari sento dire della Renzi per quanto tempo ha proposto un campionato bloccato senza retrocessioni. Fabrizio, la tua visione romantica comunque non è molto distante dalla realtà. Se pensiamo che il tuo riferimento all'influenza delle televisioni sui bilanci delle società calcistiche, ma se pensiamo che in Italia è notizia delle ultime ore, Sky Sport 24 viene chiusa e inglobata in Sky TG 24. C'è una... questo è un rumor. Te lo do per certo. Questa è la notizia della trasmissione. Che viene inglobata in Sky TG 24 è un segnale anche dello scarso interesse, perché tu sai benissimo che le televisioni vivono di appoggi pubblicitari in relazione, come dire, all'audience che producono le varie trasmissioni. Il fatto che si tagli una trasmissione come Sky TG 20, Sky Sport, insomma, e che venga inglobata in Sky TG 24 con, ti do questa anteprima, Massimiliano, mentre il Napoli era coperto 6 giorni su 6 su Sky Sport, sarà coperto solo 2 giorni su 6 per quanto riguarda i servizi relativi agli allenamenti. Ma sei informatissimo. Sono informatissimo, sì. E poi dopo ti spiego. Io sono d'accordo, Vincenzo, però questo fa parte del contorno, perché io Sky, abbiamo l'abbonamento, magari abbiamo fatto anche da due, aneliamo, diciamo, vedere la partita. Quello che poi viene costruito attorno, attenzione, poi costa pure. Perché tu sei anche giornalista, scrivi, permettimi di chiamarti così, cioè se scrivi un pezzo per il cartaceo vale 30 euro, se vai in una trasmissione come quella, il gestore di presenza può variare anche dei 500 mila euro, sì. È un circo che costa, quindi probabilmente devi tagliarlo, perché probabilmente ti incide parecchio sui bilanci. Io parlo invece... Fabrizio, andiamo un attimo in pubblicità, poi... Stai in linea. Continuiamo su questo argomento. Spacca Napoli. Il calcio è più difficile che fare 2+2. Da Euronics Gruppo Tufano fino al 23 ottobre scontiamo l'IVA!
acquista uno o più prodotti per almeno 699 euro e subito per te lo sconto dell'IVA. Qualche esempio? Smartphone Samsung Galaxy A50 tuo a 286 euro e in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata dopo Pasqua 2020. Lo sconto IVA equivale al 18,4% sul prezzo di vendita. Da Euronics Gruppo Tufano i prezzi più bassi, sempre, altrimenti ti rimborsiamo. Euronics Gruppo Tufano. Lasciati conquistare dalla qualità e dall'eleganza di Punto Zero Uomo. Abiti da sposo e cerimonia, con taglie e prezzi per tutti a partire da 180 euro. Collezioni sempre in linea con le nuove tendenze e capaci di esprimere l'originalità di chi le indossa. Punto Zero, vieni a provare i nostri modelli e vedrai da vicino che sono capi raffinati d'alta moda, realizzati in modo sartoriale da mani esperte, e il nostro personale è pronto a dedicarti consulenza e professionalità per aiutarti a scegliere l'abito più speciale per il tuo evento. Punto Zero Uomo. Grazie alla nostra esperienza e capacità di produzione riusciamo ad offrirti abiti da sposo e cerimonia a partire da solo 180 euro. Punto Zero, un solo grande punto vendita e tantissime idee con abiti originali, prestigiosi e indimenticabili. Chiama adesso per un appuntamento, oppure se vuoi un'anteprima vai sul sito www.zeromoda.it, scegli il tuo abito e vieni subito a provarlo da noi. Punto Zero Uomo. Basta spendere troppo per avere qualità ed eleganza. C'è Punto Zero, Punto Zero, punto e basta. Punto Zero è presente alla fiera Mia Sposa 2019 dal 5 ottobre al 13, con sfilata del 12 ottobre ore 19, in esclusiva nuova collezione sposi. Dal 1993, a pochi passi dal Parco dei Camaldoli, sorge l'Hotel Salus, albergo per anziani. La nostra esperienza decennale a vostra disposizione per offrirvi il miglior trattamento nei servizi agli ospiti e nell'assistenza geriatrica. 58 camere con tutti i comfort per farvi trascorrere i vostri giorni di permanenza nel modo più piacevole e sereno possibile. Hotel Salus, albergo per anziani, via Soffritto ai Camaldoli, Napoli, telefono 081 587 50 41. Hotelsalus.net. Ciao amiche ed amici di Radio Amore, sono Antonio Romano, ovviamente, poiché c'ho con me Francesco Malapena, volevo farvi un invito, ma sarà lui direttamente a farlo. Venerdì 18 ottobre ai Damiani. Io sarò protagonista con un grandissimo pianista che mi accompagnerà, il maestro Luca Mennella, con inizio alle 20:30. Ecco, si cena alle 20:30 e diciamo intorno alle 22:30, ma cerchiamo di essere puntuali. Ascoltiamo in religioso silenzio Francesco che ci delizia col suo grandissimo repertorio. Sarà un'oretta di grande musica e di bella ascolto. Non mancate. Non mancate, vi aspettiamo. Francesco Malapena ha duettato con tenori del calibro di Pavarotti e Domingo ed è considerato l'erede naturale di Caruso. Ha calcato i più prestigiosi teatri mondiali, dal Metropolitan di New York al Bolshoi di Mosca. È sempre in tournée, la serata ai Damiani è quindi un'occasione rara da non perdere assolutamente. Piano Bar a cura di Antonio Strano, baby parking ed animazione per i più piccoli a cura di Casper Animation. Per informazioni e prenotazioni 081 767 9308 oppure 333 425 6610. Sponsor della serata Renault e Dacia Autonautica Epomeo, Casper Animation, Cargomar, Hotel Salus. Francesco Malapena. Radio Amore. Spacca Napoli. Fabrizio, ci sei? Ci sono, eccoci qua. Eccoci qua. Noi qua abbiamo parlato molto di questa vicenda televisiva che effettivamente, se è vera, è un... È clamorosa, sì. Tra l'altro il primo a dare questa notizia fu mesi fa Paolo Ziliani sul Fatto Quotidiano. Sì, perché ovviamente è sempre molto informato, però... Ecco, come dicevo prima, anche commentando quello che Vincenzo, cioè a me non meraviglia, perché ripeto, io ho sempre visto Sky come una sorta di televisione che ti dà la partita. Poi loro hanno costruito attorno a questa partita, hanno costruito Sky News, Sky TG24, Sky Sport, però costano queste trasmissioni.
Io tra l'altro gli ascolti non le premono nemmeno, io per una vita, anche per altri motivi personali, sapevo che il telegiornale di Sky, quello là generalista, fa meno di 1 milione di persone al giorno, però costa allo stesso tempo. Non dimentichiamo che Sky TG24 aveva una redazione a Roma e un'altra a Milano, tagliata quella di Roma. A Roma è stata tagliata e l'hanno portata tutti quanti a Milano, anche se poi a Roma è rimasta comunque una redazione politica che ha, se vuoi, il paradosso è che ha preso una sede ancora più lussuosa, perché prima erano al Quirinale, adesso sono proprio di fronte al... Però è comunque un segnale, Fabrizio, di una riflessione che bisogna fare, cioè un canale monotematico dedicato solo ed esclusivamente al calcio che chiude, benché, voglio dire, non avesse già, come dire, dei livelli di audience che potessero sostenere il costo, è comunque il segnale del fatto che l'interesse probabilmente nei confronti del fenomeno calcio sia, come dire, fortemente influenzato anche dalla democrazia dei risultati, mettiamola così. In questo paese c'è una monarchia assoluta, una dittatura assoluta dei risultati, che porta anche a un calo di interesse. Ma Vincenzo, io sono d'accordo, dico soltanto un'ultima cosa, ripeto, secondo me sta scoppiando la bolla del calcio, che si usa per le case all'epoca, e ovviamente a pagare sono quelli là di contorno. Io non penso che i giocatori pagheranno mai l'esplosione della bolla del calcio, fin quando poi i numeri sono questi. Però il problema, la domanda che ci dobbiamo porre, no, è come restituire più democrazia al calcio. Fai un tetto agli ingaggi, fai le quote, dici che non puoi tenere torni, non organizzi il draft. Gli americani ci hanno pensato 40 anni fa per sostenere i loro sport popolari. Organizzi il draft e quindi fai scegliere i giovani migliori a partire dagli ultimi verso i primi, tu sai, no? Appunto, e qui torni a una concezione professionista da NBA, devi trasformare il campionato di Serie A in una sorta di NBA, in cui dai il diritto di scelta appunto alle squadre più forti di prendersi i migliori. Cioè, è un modo alle squadre più deboli, Fabrizio, soldi in questo caso. Alle squadre più deboli di scegliere per prima. Il draft è all'incontrario, cioè nel basket, nel football, gli ultimi scelgono per primo. Poi se scegli male, scegli male. Però hai avuto la possibilità di scegliere per primo tra i giovani più promettenti. Bisogna riflettere, bisogna iniziare a pensare che, come dici giustamente tu, sta per scoppiare la bolla, e la bolla, tu dicevi, non riguarderà i calciatori, ma se estendiamo almeno per il momento pagano i giornalisti, pagano le trasmissioni di contorno, ma non so che cosa salterà di Sky, salterà probabilmente il telegiornale, però forse il salottino lo lasciano in piedi. Cioè, è un problema, secondo me, da un lato, cioè, è come governare, parliamoci chiaramente, politicamente siamo usciti da 20 anni di globalismo finanziario, e tu lo sai meglio, lo sai molto molto meglio di me, con una ripresa del cosiddetto populismo, no? Sì. Ora bisogna capire se comincerà una fase populistica, se uscirà fuori un Salvini, un Trump o un Orban del calcio che dirà basta con questi guadagni e facciamola finita e restituirà. Ci sarebbe una via più riformista che quella che dici tu. In America ci hanno pensato 40 anni fa, però il problema c'è. Io stamattina leggevo nella newsletter che mandano Gallo e Caro Tenuto, lo slalom, che hanno presentato, come rassegna stampa, che Infantino ha parlato della nuova concezione del calcio dei mondiali. Addirittura avremo 48 squadre ai prossimi mondiali del Qatar, se non vado errato, a quelli là successivi. A me sembra un'enormità, perché poi il problema della democratizzazione del calcio si sposa con il problema della inclusività. E quindi non è facile distinguere tutti questi movimenti da quello che sarà il futuro di questo sport. Però io sono convinto che, appunto, cioè la Juventus ha fatto un investimento lo scorso anno di 400 milioni per comprare Cristiano Ronaldo. All'epoca noi abbiamo venduto Higuain per 96 milioni e non venderlo sarebbe stato un delitto rispetto a quella cifra, però poi ci sono i pro e i contro di ogni scelta. In relazione ai calciatori, e colgo l'occasione anche per coinvolgere Massimiliano, sì, per il momento la bolla del calcio non ha ancora investito i calciatori, ma forse i calciatori
top o quelli da un certo livello in su, perché se riflettiamo su ciò che avviene dalla Serie B in giù, stiamo su livelli di reddito nettamente inferiori rispetto e in proporzione rispetto a quanto guadagnavano in quelle categorie 15 anni fa o 20 anni fa. Ma io ho notato questa cosa, c'è un dibattito a livello mondiale di cui ovviamente al tifoso, come dire, interessa poco, ma il management calcistico parla molto di come riuscire a essere ancora attrattivi per i ragazzi. Cioè, ho sentito la dichiarazione di Agnelli e ieri ho letto un'intervista bellissima al Pais, al direttore generale del Liverpool, che è uno che per 40 anni ha fatto marketing nei videogiochi, e lui diceva noi lottiamo contro il tempo, cioè noi dobbiamo riuscire a portare i giovani, i ragazzi, i bambini a vedere il calcio, mentre la nostra età, la nostra settimana era scandita, che ne so, dalla chiesa, dalla festa, dalla partita di calcio. Adesso questi bambini hanno la loro vita parcellizzata, fanno nuoto, fanno calcio, guardano, giocano ai videogame, Fortnite. Il problema che si sta ponendo il calcio, e qua mi leggo a quello che hai detto tu, è quello di riuscire a continuare a essere attrattivo, e sfruttano, come dire, si crea una diseguaglianza sempre maggiore tra Cristiano Ronaldo, i Messi, i Suarez, i Griezmann e quelli che giocano in Serie B, in Serie C. Cioè devi essere sempre più un protagonista di un videogame, protagonista di un prodotto che deve vendere, se non vende, ciao. A Fabrizio due domande prima di chiudere. Una usciamo un attimo dai temi seriosi con cui affrontiamo il calcio noi. Secca così, che facciamo quest'anno? Ma io la penso come Massimiliano nell'ultimo suo editoriale del Napolista, cioè è prematuro dire che Ancelotti, è preoccupante questo gioco al massacro su Ancelotti a Napoli. Detto questo, è chiaro, siamo appena alla settima giornata, la Juventus di domenica sera obiettivamente spaventa, appunto ha risistemato le cose, ti vorrei dire tanto che possiamo essere in linea con quello che ha detto Ancelotti nella fase di ritiro e quindi essere competitivi fin per il primo posto. Mi auguro che possiamo riuscire comunque a fare un passo avanti a chi sarà al terzo posto, diciamo. Perfetto, e poi non posso, come dire, sottrarmi a una domanda di natura politica e diretta sempre a Fabrizio, visto che ce l'abbiamo in diretta. Allora, proprio in termini di mesi, io ti do tre alternative, tu mi dici quanto dura sto governo, secondo le tue A, B o C, 6 mesi, un anno o fino a fine legislatura? Fine legislatura. Ok, ringraziamo Fabrizio. È una questione di sopravvivenza, cioè a maggior ragione dopo il taglio dei parlamentari, questi, la maggior parte di loro sa che non rientrerà, la dico proprio cruda, la maggior parte di loro sa che non rientrerà in Parlamento. Quindi se tenteranno fino all'ultimo di salvarsi, di avere l'ultimo stipendio utile per poi andarsene a casa. Ecco. Grazie Fabrizio, ti ringraziamo. Ciao, moltissimo. Grazie a te, Vincenzo. Ciao Fabrizio, alla prossima. Alla prossima. Bene, ci risentiamo venerdì prossimo con un altro argomento. Venerdì prossimo è vigilia di campionato, il Napoli giocherà contro il Verona e anche vigilia di Champions, perché il Napoli poi andrà a Salisburgo e là cominceremo a entrare anche nel vivo di quella competizione. Benissimo, a venerdì prossimo, un saluto a tutti. Spacca Napoli, rubrica settimanale di calcio per chi non vuole sentire solo di calcio. Curata e condotta da Massimiliano Gallo e Vincenzo Imperatore. Spacca Napoli, il calcio è più difficile che fare 2+2. Da Euronics Gruppo Tufano fino al 23 ottobre scontiamo l'IVA! Acquista uno o più prodotti per almeno 699 euro e subito per te lo sconto dell'IVA. Qualche esempio? Notebook Lenovo Full HD, tuo a 399 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con...